Un pareggio che vale quanto una vittoria e che riconcilia tifosi e squadra. Il rocambolesco 2-2 dell'Adriatico assomiglia quasi ad un miracolo calcistico, con il Pescara che sotto di 2-0 al termine del primo tempo è riuscito prima a dimezzare lo svantaggio con Mancuso in avvio di ripresa e poi a trovare il meritato pareggio al 93esimo con il redivivo Pettinari tornato al gol dopo 4 mesi. Un pareggio dal valore benaugurante in vista del ravvicinato match del Piola di Vercelli, un'altra tappa fondamentale sulla strada che porta alla salvezza. Giuseppe Pillon ripropone in toto la squadra che aveva impattato al Barbera di Palermo, panchina per Campagnaro, Mazzotta e Balzano. Nel Bari Grosso, che alla vigilia aveva visto i muri di recinzione della casa della sua famiglia, Spoltore oggetto di scritte offensive, propone un 11 con un 4-3-3 davvero importante, con l'ex pescarese Ghiomber al centro della difesa. In attacco spazio a Galano, Nenè e Sissé. In un clima primaverile si gioca di fronte a quasi 9.000 spettatori agli ordini dell'esperto Pinzani di Empoli. Gara molto tattica ed equilibrata, con Iocolano che al decimo, dopo una palla persa da Mancuso, conclude a giro calciando però fuori la sfera. Con il trascorrere dei minuti aumenta pian piano la pressione del Pescara, che però incassa il gol del Bari con Nenè che di testa sul cross di Anderson a 2 passi da Fiorino non sbaglia per l'1-0 ospite. Siamo al 23esimo minuto del primo tempo e c'è il gelo sugli spalti dell'Adriatico, con il Pescara ancora una volta costretto a rincorrere l'avversario. Al 27esimo c'è la risposta dei biancazzurri con Mancuso che in area tira però debolmente fra le braccia del portiere ospite Nicai. Ma è una stagione difficile per il Delfino, che perde più contrasti in serie con Anderson, che poi arriva dalle parti di Fiorillo mettendo la sfera alle spalle dell'incolpevole portiere adriatico, quando siamo al 32esimo per il Bari e il gol del 2-0. Il Pescara vede invece l'inferno con il doppio svantaggio e anche l'infortunio di coda, che è costretto a lasciare il campo a Campagnaro. Il finale di tempo vede attacchi generosi di Brugman e compagni. Al 46esimo Mancuso ha l'occasione del 2-1, ma il suo colpo di testa fa finire il pallone di un soffio al lato. L'ex giocatore della San Benedettese al secondo della ripresa però si riscatta segnando su assist di Balzania, di rabbia e di potenza, il gol che riapre la partita, visto che il Delfino appare letteralmente trasformato in campo, e con al settimo Pettinari vicinissimo al gol del 2-2. Mamicai è attento e devia in calcio d'angolo. Pillon cambia ancora con Macina al posto di Koulibaly, mentre al nono Sissé se ne va in contropiede bruciando i difensori di casa e mancando il colpo del 3-1. Gara che resta però apertissima, con le due squadre che si allungano anche per via del primo vero caldo della stagione. Al 20esimo il Pescara deve fare a meno di Mancuso, che si infortuna al suo posto. Entra l'ex perugino Falco in campo, la gara è combattutissima, e al 28esimo c'è il grido strozzato in gola dei tifosi biancazzurri con Mikai che dice no per 2 volte, con altrettanti miracoli alle conclusioni prima di Pettinari e poi di Balzania. Si arriva così nella fase decisiva della partita, in cui il Pescara concentra gli ultimi sforzi nel tentativo di pareggiare la contesa. Il finale di gara è elettrico, con l'espulsione di Campagnaro al 43esimo minuto per doppio giallo. L'argentino salterà la gara di Vercelli, così come probabilmente coda. Per il Pescara è un danno, ma i biancazzurri hanno questa volta un cuore grande, e al 93esimo arriva la zampata del redivivo Stefano Pettinari a regalare al Delfino un pareggio davvero meritato. Finisce 2-2 allo Stadio Adriatico, con l'applauso finale della curva nord a Fiorillo e compagni. E martedì si va a Vercelli.